Buongiorno a tutti, oggi siamo qui nel Parco Nazionale della Maiella, esattamente al Bosco di Rama Bianca, dove abbiamo dormito stanotte con diverse ansie e paure. Stasera ci cacchiamo sotto dalla paura. A dormire in tenda qui, ma poi effettivamente abbiamo scoperto che non c'è niente di meglio che dormire qui nel bosco. Con noi il grande zio. Buongiorno a tutti. Zio, mi cagavo sotto per l'orso, ma l'orso ce l'avevo in tenda. Stiamo prendendo il sentiero B4 che ci raccorderà col sentiero B5, la Rava del Ferro, per andare su a Monte Amaro. Oggi la giornata si prospetta dura, abbiamo poca acqua perché abbiamo fatto un errore ieri col conteggio dell'acqua, 1,5 litri a testa, ah, ce la faremo bastare. E niente, buona visione. Ah, dimenticavo, se il video vi piace iscrivetevi al canale, mettete sto mi piace, iscrivetevi al canale, la campanellina. Fate qualcosa nella vita, fate qualcosa, guardateci, guardateci che salimo! Allora, queste sono le volte che mi rode il culo forte. Che abbiamo dormito in tenda quando ci avevamo camino, stanchi per star seduti. Rifugio Filippo di Donato era, è però pure aperto o chiuso? No, è chiuso. Per fortuna il rifugio era chiuso, però qua si sarebbe dormito e mangiato meglio sicuramente. Quindi se avete intenzione e venite da fuori di dormire in zona, non vi fermate al parcheggio di Rama Bianca, ma se avete una macchina tipo Jeep procedete in avanti perché c'è il rifugio di Donato e c'è anche poi un'area picnic con una fonte per l'acqua. Potevo portare pure lo spazio da te, o altrimenti potete lasciare la macchina lì al parcheggio, ma per bivaccare potete venire qua perché c'è veramente tutto, non manca niente. Pure un bel punto per bivaccare questo. Montagne dure, preparazioni da duri. Percorso presenta subito belle pendenze, ancora prima dell'attacco alla Rava del Ferro. Partiamo bene. Dopo il pezzo di strada asfaltata incrociamo il B5 e da qui parte la Rava del Ferro. Mi raccomando ragazzi, se avete la Jeep o se non avete la Jeep, rischiatela un pochino, ma arrivate fino a qui con la macchina perché vi risparmiate un bel 2,2 km. Passo alla volta, testa bassa e via. Si dà gli spediti, l'orologio c'ha
circa un centinaio di metri di errore. Quindi siamo a 1672 e si sale molto velocemente. Da 2050 e facciamo adesso una piccola pausa, colazione, un po' di forze per ripartire alla grande. Siamo più o meno a metà del percorso, non c'è tanto da riprendere, qua è solo sassi, fatica e silenzio, sassi, fatica e silenzio. Testa e gambe, cazzo. Ci siamo quasi. 50 minuti al Monte Amaro. Faremo tutta la cresta fino ad arrivare su. Fantastico qui, tutta sta piana spaziale. E andiamo, ultima fatica. Ci siamo, ragazzi, ultimo sforzo prima dell'arrivo. Abbiamo trovato un amico pescarese d'occhi. Salve. Di Pescara, che ci ha fatto compagnia per l'ultimo tratto e ci ha dato un po' di dritte. E iscrivetevi al canale. Grande. Ragazzi, se volete venire qui e fare la lava del ferro, mi raccomando, un po' di allenamento, non venite impreparati, perché è bella tosta, veramente bella tosta. Ed ecco già, intravede la croce nel Monte Amaro, di nome di fatto. Diceva il nostro amico, è meglio una mara al bar. E poi
dietro uno dei più bei bivacchi della zona, il bivacco Pelino, bello per la sua forma, sembra una navicella. Bivacco Tour, come al solito, non sono i bivacchi del nord, e qualcuno come al solito ci lascia la bustina.